signori, buongiorno e benvenuti alla solenne commemorazione del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Si procede al raduno e alla formazione del corteo per il raggiungimento della Chiesa dell'Immacolata, seguendo questo ordine: la corona d'alloro, i gonfaloni, il commissario straordinario della dottoressa Francesca Anna Maria Crea, le delegazioni e le rappresentanze e la cittadinanza. Grazie anche a loro, noi oggi possiamo...
possiamo godere di una società libera, democratica, una società che continua a fare riferimento alle istituzioni. E come istituzioni dobbiamo impegnarci veramente a dare il meglio. Facciamo già tanto, si fa già tanto. Però la fede, se non fosse la fede, la dignità dell'uomo, ci chiede di dare tanto e ancora di più. Ecco, ringraziamo il Signore per questo consesso dedicato. Mi piace questa parola. A volte è voluto, magari soltanto in forma civile, che ci avete voluto unire grazie alla Commissione che ci amministra anche questa parte religiosa, che ha il suo significato, perché in fondo ogni uomo ha bisogno di Dio, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti ad affrontare la vita di ogni giorno, con serenità. Chiediamo allora perdono al Signore per le volte che non sappiamo vivere l'ideale che ha spinto i nostri cari a fare la vita. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, vita dei mortali e beatitudine dei santi, fa che i nostri fratelli e sorelle, caduti nelle guerre, al di là della morte, vivano eternamente nella gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Commemorazione del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Sono presenti alla cerimonia i gonfaloni e le delegazioni dei comuni di Agnana Calabra, Bova, Bova Marina, Bianco, Palizzi e Rugudi. E le associazioni combattentistiche e d'arma, il Commissariato di Polizia di Stato di Condofuri Marina, il Comando Compagnia Guardia di Finanza di Merito Porto Salvo,
il Comando Delegazione di Spiaggia Guardia Costiera di Melito Porto Salvo, il Comando Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo, il Comando Stazione Carabinieri Forestali di Melito Porto Salvo, il Comando Stazione Carabinieri di Bova Marina, il Comando Polizia Locale di Bova Marina. Sono presenti inoltre i gruppi politici di Bova Marina invitati e le associazioni Apodia Fazzi, Stella Maris, Yalo Tubua, Pietro Timpano, Irizema, l'Associazione Preziosa Zanettieri, PGS Oratorio Salesiano, Anni 60 e dintorni, Megali e Lada, l'Associazione Nazionale Carabinieri, il Circolo Delia, il Comitato Feste Madonna del Mare, Tela di Ragno, Polisportiva Bovese, Volley Frecce Azzurre, l'Associazione Cooperatori Salesiani, Pucambù, Lados, Clevers, Utetelbi, Stella del Sud, Bocciofila Bovese, Aquile del Sud, l'Associazione Quo Vadis, Lampana Gepa, Odisseas, Musicofilia, La Voce del Sud, South Beach, Naturaliter, gli ex sindaci del comune di Bova Marina, l'Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri, La Stampa, Il Quotidiano, Delia Press, Melito TV, Radio Studio 95 e Tele Bova Marina, i Salesiani Don Bosco e le Suore Salesiane Oblate. Si procederà ora alla cerimonia dell'alza bandiera. Data lettura dei nominativi dei caduti della prima e della seconda guerra mondiale. Caduti della guerra 15-18. Soldati Ambrosio Francesco Di Fortunato, Ambrosio Giuseppe Di Paolo, Amendola Leone Di Antonio, Autelitano Domenico Di Giuseppe, Autelitano Domenico Di Francesco, Ardesi Flaviano, presente. Crisopulli Giuseppe, presente. Criseo Antonino Di Pietro, presente. Crupi Francesco, presente. Cuzzilla Giuseppe Di Domenico, presente. Vieni Leone Di Santo, presente. Iaria Francesco Di Bruno, presente. Leggio Michele Di Pietro, presente. Mafrica Giuseppe Di Luca, Mafrica Rocco Di Luca, presente. Maisano Angelo Di Domenico, presente. Marciano Pasquale Di Domenico, presente. Mesiano Pietro Di Giovanni Andrea, presente.
Minniti Bruno Di Antonio, Minniti Francesco Di Antonio, Natoli Pietro Di Sebastiano, Palamara Gregorio Di Antonio, Pugliese Pasquale Di Francesco, Rodà Giovanni Di Antonio, Scordo Carmelo Di Antonino, Scordo Domenico Di Rocco, Scordo Giuseppe Di Paolo, Sgro Salvatore Di Francesco, Tuscano Carmelo Di Pietro, Violi Giuseppe Di Domenico, Violi Santo Di Francesco, Viterbo Luigi. Seguiranno quelli della Seconda Guerra Mondiale. Soldati: Toledo Pierino, Badalà Filippo, Legato Pasquale, Milea Stefano, Dagui Pietro, Paone Leone, Palamara Gregorio, Vespia Domenico, Legato Gioacchino, Cusale Giuseppe, Russo Giovanni, Casile Andrea, Logoteta Umberto, Badalà Carmelo, Foti Martino, Iriti Natale, Vitale Domenico, Roma Salvatore, Artuso Giuseppe, Bundo Giuseppe, Del Buono Francesco, Artuso Angelo, Rodà Giuseppe, Cara Pietro, Palumbo Giuseppe, Roma Leone, Natoli Sebastiano, Azzarà Ernesto, Iriti Giuseppe, Carabinieri Alconti Giuseppe, Larizza Leone, Dieni Pietro, Dieni Giovanni, Tringale Salvatore, Mafrici Vittorio, Zirilli Andrea, per finire il maresciallo Ruggero Fioravanti. Della preghiera per la patria. Dio onnipotente ed eterno, cui danno gloria il cielo, la terra ed il mare, ascolta la nostra preghiera. Oggi, giurando fedeltà alla bandiera, promettiamo amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio che è caduto per noi, perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire il bene prezioso della pace e in comunione di spirito con tutti coloro che lavorano e soffrono. Donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Amen. Si procederà alla lettura della lettera testamento, scritta alla vigilia della battaglia dell'Ortigara, giugno 1917, dal tenente Adolfo Ferrero, torinese di anni 20, appartenente al 3° Reggimento Valdora, medaglia d'argento al valor militare, laureato ad onore in lettere e filosofia, che trovò eroica morte il 19 giugno e le cui spoglie riposano nel Sacrario Militare di Asiago. L'originale, esposto nel Museo del Sacrario Militare, è stato rinvenuto dopo oltre 40 anni in perfetto stato di conservazione e con evidente tracce di sangue, insieme ai resti mortali di un altro caduto che fosse l'attendente al quale aveva consegnato la lettera perché la recapitasse. Cari genitori, scrivo questo foglio nella speranza che non vi sia il bisogno di farvelo pervenire. Non ne posso però fare a meno, il pericolo è grave, imminente. Avrei un rimorso se non dedicassi a voi
questi istanti di libertà per darvi un ultimo saluto. Voi sapete che io odio la retorica. No, non è retorica quella che sto facendo. Sento in me la vita che reclama la sua parte di solo. Sento le mie ore contate, presagisco una morte gloriosa ma orrenda. Fra 5 ore qui sarà un inferno. Tremerà la terra, s'oscurerà il cielo, una densa caligine coprirà un inferno. E rombi e tuoni risuoneranno fra questi monti cupi come l'esplosione che in questo istante medesimo odo in lontananza. Il cielo si è fatto nuvoloso, piove. Vorrei dirvi tante cose, tante, ma voi ve le immaginate. Vi amo tutti tutti. Darei un tesoro per potervi rivedere, ma non posso. Il cieco destino non vuole. Penso in queste ultime ore di calma apparente a te papà, a te mamma, che occupate il primo posto nel mio cuore. A te Beppe, fanciullo innocente. A te Adelina, addio, che vi devo dire? Mi manca la parola, un cozzare di idee, una ridda di lieti, tristi fantasie. Un presentimento atroce mi tolgono l'espressione. No, non è paura. Io non ho paura. Mi sento ora commosso pensando a voi, a quanto lascio. Ma so dimostrarmi forte dinanzi ai miei soldati, calmo e sorridente. Del resto, anche essi hanno un morale elevatissimo. Quando riceverete questo scritto fattovi recapitare da un'anima buona, non piangete e siate forti come avrò saputo esserlo io. Un figlio morto per la patria non è mai morto. Il mio nome resti scolpito nell'anima dei miei fratelli. Il mio abito militare, la mia pistola, se vi verrà recapitata gelosamente conservati, siano a testimonianza della mia fine gloriosa. E se per ventura mi sarò guadagnato una medaglia, resti quella a Giuseppe. O genitori, genitori, parlate, parlate fra qualche anno, quando saranno in grado di capirvi ai miei fratellini di me, morto a 20 anni per la patria. Parlate loro di me, sforzatevi di risvegliare in loro il ricordo di me, m'è doloroso il pensiero di venire dimenticato da essi. Fra 10, 20 anni forse non sapranno nemmeno più di avermi avuto fratello. A voi poi mi rivolgo, perdono, perdono vi chiedo se v'ho fatto soffrire, se v'ho dato dispiacere. Credetelo, non fu per malizia, se la mia inesperta giovinezza vi ha fatto sopportare degli affanni, vi prego solennemente volermene perdonare. Spoglio di questa vita terrena andrò a godere di quel bene che credo di essermi meritato. A voi babbo e mamma un bacio solo che mi dica tutto il mio affetto. A Beppe Annina un altro. Avrei un monito. Ricordatevi di vostro fratello. Sacra è la religione dei morti. Siate buoni. Il mio spirito sarà con voi sempre. A voi lascio ogni mia sostanza e poca cosa. Voglio però che sia da voi gelosamente conservata. A mamma, a papà lascio il mio affetto immenso e il ricordo più stimabile che posso lasciare. Alla mia zia Eugenia il crocifisso d'argento. Al mio zio Giulio la mia Madonnina d'oro, la porterà certamente. La mia divisa a Peppe, come le mie armi e le mie robe, il portafoglio invece lo lascio all'attendente, 100 lire. Vi bacio, un bacio ardente di affetto dal vostro affezionatissimo Adolfo. Riposo. Saranno resi gli onori ai caduti di tutte le guerre con deposizione della corona di alloro. Passaron quella notte i falchi, la sua
letto per l'alba morso vado a poeta proprio ovunque dai lontani volti derivano a gravire tutti i tanti soliva la media a risponde sommersa triste l'orgoglio commissario straordinario del comune di Bova Marina, la dottoressa Francesca Anna Maria Crea. Autorità civili, militari, religiose, sindaci, associazioni, studenti, cittadini tutti, grazie di essere qui, consentendo così lo svolgimento di questa cerimonia. Oggi, in qualità di coordinatore della commissione straordinaria di questo comune, ho l'onore di celebrare la giornata dell'Unità Nazionale e il giorno delle Forze Armate. Le Forze Armate ormai non sono più chiamate a presidiare in armi confini e trincee contro genti considerate nemiche provenienti da un mondo visto come straniero e ostile. Al contrario, esse costituiscono componente primaria di un'azione complessa e costante che l'Italia, membro fondatore dell'Unione Europea, conduce in seno alla comunità internazionale, intervenendo sulle cause generatrici dei conflitti attraverso la prevenzione, il controllo e la stabilizzazione delle crisi che mettono in pericolo la sicurezza e attentano ai diritti primari dell'uomo. Questo è il nuovo compito delle Forze Armate italiane nel XXI secolo. È importante ribadirlo nella giornata ad essi dedicata. Notevoli sono le benemerenze che le Forze Armate si sono conquistate nel tempo con prove di coraggio, di generosità, di abnegazione, non solo nelle luttuose e funeste guerre, ma anche nel prestare soccorso in caso di calamità naturali o nell'affrontare qualsiasi tipo di emergenza, impiegando personale altamente specializzato in grado di intervenire con tempestività anche in situazioni estreme. Il loro intervento in aiuto delle popolazioni nei momenti di pericolo o nelle sciagure che hanno colpito la nazione ha contribuito a rendere la vita di tutti noi più tranquilla e serena.
Ricordiamo anche il notevole impegno quotidiano di tutti coloro che lavorano per la pace e la sicurezza del nostro Paese e rammentiamo che le Forze Armate sono sinonimo di solidarietà e altruismo, sempre e comunque al servizio della collettività con interventi umanitari e missioni di pace. In questo periodo assistiamo un po' sbigottiti all'esodo dai loro paesi di migliaia e migliaia di persone che per vari motivi sono alla ricerca, anche nella nostra nazione, di condizioni di vita migliori. Ciò causa non solo momenti di tensione dovuti a usi e costumi diversi, ma genera anche paura, diffidenza e a volte rifiuto per le tragiche situazioni legate al terrorismo che hanno segnato la vita di vari stati. Anche in queste situazioni le Forze Armate hanno prestato la loro preziosa opera, porgendo aiuto nel momento del bisogno e prevenendo con intelligenza e professionalità atti inconsulti, spesso a rischio della propria vita. E tuttavia non si può dimenticare che le Forze Armate e le loro bandiere ricordano i campi di battaglia e rievocano pagine di grande patriottismo, attraverso cui l'Italia raggiunse l'unità e l'indipendenza. Ed è proprio per rammentare ciò che ho voluto far ricoprire questo bel palazzo municipale con una insolita bandiera. Dalla bandiera italiana, simbolo di unità e indipendenza, i nostri soldati hanno attinto l'energia per sopportare stenti e fatiche sul suolo nazionale o in terre lontane, dando esempio di grande valore militare, di attaccamento al dovere e di amore per la patria, pensiero guida di ogni loro azione. La nostra gratitudine, il nostro rispetto va dunque alle Forze Armate per la loro dedizione, per lo slancio con cui hanno sempre servito la patria, per il grande senso del dovere che ci tramandano. Grazie anche alle Forze Armate l'Italia si è affermata prima come Stato indipendente e poi come nazione civile nel contesto delle altre nazioni. Con abnegazione hanno prima contribuito a far raggiungere l'unità e l'indipendenza alla nazione, concorrendo poi a rafforzare le istituzioni civili e democratiche. Ed infatti, nella medesima prospettiva, l'unità d'Italia che oggi celebriamo insieme alle Forze Armate che ne furono artefici non rappresenta più l'affermazione di un'identità nazionale in contrapposizione ad altre. Essa va invece intesa quale capacità del Paese di esprimersi attraverso i valori, le idee e le azioni che gli sono propri, al fianco di altri Paesi e insieme ad essi, per obiettivi e interessi sempre nel contesto di crescente interdipendenza in cui tutti viviamo e lavoriamo. Una nazione unita, libera e indipendente costituisce il più grande orgoglio di un popolo e la stessa nostra storia ci impone di esserne fieri e ci induce a rigettare qualsiasi tentazione di indebolirla nella sua unità sotto la spinta di pulsioni autonomistiche ed egoistiche. In questo giorno dedicato all'unità nazionale e alle Forze Armate ricordiamo che tale ricorrenza quest'anno coincide con il 99esimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, durante la quale persero la vita 600.000 soldati. E quindi una giornata speciale in cui ripercorrere con la memoria, ancora oggi, il valore della libertà della patria, difesa anche col sacrificio della vita dai tanti soldati, tra i quali il giovanissimo tenente Adolfo Ferrero, che presago ha scritto la commovente lettera testamento letta prima. Lo scorso 24 ottobre si è ricordato che 100 anni fa è stata combattuta la battaglia, durata 2 settimane, di Caporetto, la più grande sconfitta mai subita dall'esercito italiano, che registrò 13.000 morti e 30.000 feriti. Per la gravità della situazione, nei giorni successivi a tale battaglia, i primi ragazzi del 1899, appena diciottenni, furono inviati al fronte e il loro apporto, unito all'esperienza dei veterani, si dimostrò fondamentale per gli esiti della guerra e permise la controffensiva del 1918, ad un anno esatto da Caporetto, con la battaglia di Vittorio Veneto, in cui la vittoria dell'esercito italiano su quello austro-ungarico ebbe come conseguenza la resa del nemico e la fine della guerra. I soldati calabresi, di ogni arma e specialità, contribuirono in modo determinante alla vittoria finale. Nell'immane tragedia della Grande Guerra ne perirono oltre 20.000.
Tale contributo è confermato dalle 12 medaglie d'oro al valore militare individuali concesse a combattenti della nostra regione. La fine della Grande Guerra permise la nascita di un genuino sentimento di unità della nazione e da allora, come i nostri caduti e le forze armate hanno amato l'Italia combattendo e morendo per la sua unità, anche noi adoperiamoci nella quotidiana difesa della pace e nella tutela della sua unità. Infatti, l'insegnamento che ci viene da loro è che dobbiamo fare in modo che la pace e la civile convivenza si affermino sempre, perché esse sole possono assicurare progresso e benessere. Se ci convinciamo di questo, la morte di tanti giovani eroi avrà raggiunto un duplice scopo: farci comprendere il grande valore della libertà e quello della pace, che pertanto dobbiamo difendere con ogni mezzo. È in forza di tali sentimenti che quest'anno la commemorazione dei caduti assume per la cittadina di Bova Marina un valore maggiore e più solenne. Pertanto, quale segno tangibile, oggi è stata messa a dimora, proprio qui di fronte al municipio, la palma mancante che tra poco sarà benedetta. Anch'essa ricorderà a chiunque la veda questa giornata e i nostri concittadini caduti. Infatti, come dice Sant'Agostino, nessuno muore su questa terra finché vive nel cuore di chi resta. Grazie. Adesso il signor parroco procederà alla benedizione della palma messa a dimora in memoria di questa giornata e dei nostri caduti. Dio onnipotente ed eterno, noi ti ringraziamo per il creato che hai messo a nostra disposizione, per le buone ispirazioni che ci hai donato, per l'aiuto che ci concedi di superarle. Questo albero, segno di vita, di crescita, di maturità, ci aiuti a vivere con impegno il quotidiano lavoro per edificare il tuo regno e la nostra società. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Grazie. Quanti con la loro presenza hanno reso più solenne la ricorrenza. Dottoressa Crea, la giornata di oggi ha dimostrato che lo Stato c'è, l'amministrazione c'è, presentandoci anche dei momenti di commozione con quelli che sono stati il perseguimento degli ideali di pace e di libertà durante le due guerre mondiali. Ecco, qual è l'ulteriore passo? Lei cosa, che bilancio fa anche lei della giornata di oggi e qual è l'ulteriore passo da compiere per realizzare quella piena serenità democratica, quella piena civilizzazione anche nel sud, nonostante le difficoltà che permangono comunque tra l'apparato dei governanti e dei governati? Intanto voglio dire che comunque io abbia fatto il commissario, mi è sempre piaciuto organizzare una manifestazione come questa in occasione del 4 novembre, perché a mio giudizio è importante richiamare la memoria non solo delle guerre passate ma soprattutto dei caduti, e quindi festeggiare in questa giornata sia le forze armate che il senso dell'unità della nazione, valore molto importante che spesso, come ho detto prima, può essere rischia di essere anche messo in pericolo. E quindi della giornata sono, diciamo, il bilancio della giornata è molto positivo a mio giudizio, perché ho visto una partecipazione spontanea, una partecipazione entusiasta, e quindi e questo serve anche le scolaresche che erano presenti, ma anche le associazioni, i cittadini, i sindaci, soprattutto i sindaci di altri paesi. Quindi penso che abbiamo dato dimostrazione con questa unione, con la presenza di tante persone, cittadini compresi, di una qualcosa che ci serve anche per dopo. Che cosa? Stare insieme e cercare di fare ciascuno il proprio dovere al meglio, e questo secondo me è quello che importa.
importa, ciascuno nel proprio lavoro, quindi sia noi in primis nel comune, ma ognuno deve dare quello che è tenuto a dare, deve fare il proprio dovere, e così tutti insieme si può sicuramente ottenere un risultato positivo. Allargando un po' il discorso, per come vi chiedeva, penso che veramente la pace è il valore che noi dobbiamo anzitutto curare, tutelare e cercare in ogni modo, in questo momento pure diciamo abbastanza difficili e delicati, di preservare, proprio alla luce di quello che abbiamo visto oggi, ricordando appunto i tanti, tanti morti e le guerre, che sono le due guerre che purtroppo abbiamo.